Ecco, il lago prima era laggiù, adesso il cazzo si sale, finalmente è una salita un po' più vera, ho finito le marce, ce n'è più. Allora, si rifà un tratto che si fa già all'inizio, pensavo di aver sbagliato la traccia, poi invece si scende a sinistra, c'è un discesone bello, tutto di mattoni rossi, che continua. Qua vedete il rosso e poi sfocia di nuovo, porca troia, al lago, quindi di nuovo dopo un salitone orribile. A chilometro 24 si prende questo bel single, carino da matti, 24,7, non lo leggere. Bello bellino, carino carino. Vai Max. Allora, si svalica dall'altra parte, qui siamo, c'è un agriturismo, penso, ho guardato bene. Cavalli, cavalli. E si svalica sempre proprio dall'altro lato, che ho girato sempre giorno stesso. Ah cazzo, gira a sinistra. Ah, allora ciao, me ne vado di qua per campi, ciao ragazzi. Ecco qua, hanno fatto il monumento a Ronaldo dell'Inter. Sullo sfondo abbiamo la città di Cingoli laggiù, se si vede qualcosa. Ma io purtroppo andrò a sinistra, c'è ancora un grande salitone da fare. Allora, dopo il Cristo delle Marche, ovvero Ronaldo, c'è una salita, niente di particolare. Poi inizia questo single nel bosco, bello, 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 fresco. Sta Dio. Oggi sono anche contento del battito, per una volta. Andiamo! Dunque, breve momento serio. Quando si organizzano delle gare e si sa che la gente è noncurante della natura, che deve vincere, bisogna prevedere delle persone che facciano la scopa munite di zaini grandi, perché ci sono dei punti dove sono delle ecatombe di borracce e cazzo di ciuccini vari lì, di gele, cazzi, prilli che nessuno raccoglie. Non mi sembra che le borracce né tutti quei gel siano biodegradabili, per cui organizzatevi non solo la gara, ma anche ripulire un attimino i sentieri, perché è veramente brutto. Ci sono dei tratti orribili, ci sono state 20 borracce tutte appiccicate in posti splendidi. Adesso posso dire nuove cazzate. Sorriso d'Urbans. Quando pensi che il giro sia finito, ragazzi, un pezzo spettacolare, un toboga in discesa in mezzo al legname, ma la madosca, fighissimo, non si poteva finire meglio. Vale, 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 è arrivato ragazzi, bel giro, veramente bello. Prossima volta qualcuno magari verrà, chi lo sa, alla prossima adventure.